Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo. Oggi rispondo ad una signora di Parigi, ad una persona di Parigi che mi parla di intolleranza. Dottore, mi sveglio la mattina e mio marito è intollerante, la mattina non vuole sentire mosca volare, non vuole che accenda la TV, non vuole che veda qualcosa sul mio cellulare, non ama i rumori, dice mettiti gli auricolari, non voglio sentire nessuno perché mi innervosisco, perdo la pazienza, sono intollerante a tutto ciò che gira attorno a me. Perché secondo lei e cosa si può fare? Bene, rispondo a questa signora che si lamenta del marito di Parigi e rispondo anche a te che mi ascolti. Quando hai davanti a te una persona intollerante, intollerante significa che non tollera ciò che lei non vede con i propri occhiali da sole, esistono due cose, o meglio tre soluzioni da mettere in campo. La prima, fare ciò che ti dice e non indispettire, quindi assecondare, spegni, mettiti gli auricolari, non disturbare, non fare rumore, non gli parlare. Due, cercare di parlare con questa persona che è intollerante per farla diventare consapevole dell'imbecillità o del fatto che non è lui a ragionare così, ma il suo passato negativo, il suo subconsciente, il suo pilota automatico, l'88% della sua mente. E provare a far sì che da solo anche se ne esca. Non è facile, è difficile, ma non impossibile. La terza tecnica è utilizzare l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo, anche con un solo audio MP3 DCS che inizia a scavare, pulire, raschiare il fondo del barile della tua mente profonda che ha visto quelle immagini quando eri piccolina, piccolino, soprattutto nella famiglia di origine, ma anche in televisione, che è il terzo genitore, e iniziare a togliere le ragnatele, le nuvole nere, il freno a mano tirato, le gomme sgonfie che stanno nella tua mente profonda, profondissima, radicate con le radici, e bisogna pulire come quando pulisci una campagna, un giardino. Bisogna pulire per poi piantare dei semi positivi, dei semi che germoglieranno prima o poi, daranno frutti positivi, senza se e senza ma. Noto che ci sono molte persone che si ripetono sempre: non voglio sentire nessuno la mattina, non ne voglio sapere, voglio stare per i fatti miei, sono intolleranti. Perché sono così? Perché quando erano piccolini avranno visto il papà o la mamma o qualcuno che ripeteva queste frasi, non si accettava, non voleva sentire parlare nessuno e compagnia bella. La cosa buffa è che poi quando loro si mettono a fare qualcosa la mattina, anche vedere un film o un qualcosa, lì va tutto bene. Per cui questo schema di prendersela con chi soprattutto gli vuole bene e loro vogliono bene a questa persona fa parte di un'educazione da piccoli che si è protratta nel tempo. Per cui, come dice il proverbio, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. In questo caso, quando un bambino va con un genitore intollerante, irascibile, stressato, diventa, le probabilità che diventi come lui sono enormi. Poi tu adesso mi risponderai, mi dirai: ma mio fratello è diverso, mia sorella è diversa, perché avrà preso dall'altro genitore o da un'altra persona che magari non fa parte della famiglia. Hai presente quella storia che si racconta della famosa oca? Quando nasce un'oca, appena apre gli occhi, la prima figura che vede davanti lo scambia per papà o mamma. Hai sentito mai questa
questa favola ed è vero, e non soltanto l'oca, qualsiasi animale, e aggiungo anche essere umano, che aprendo gli occhi vede la prima figura e la ripete, diventa inconsciamente attaccato a quella figura. Anche l'essere umano è così, e nessuno ce l'ha mai detto. Una frase che entra, si deposita nel proprio subconscio, nel proprio scrigno mentale, diventa nostra e la ripetiamo consciamente e inconsciamente, e prima o poi sboccia dai frutti, nel bene e nel male, perché anche le malattie, che tu ci creda o no, sono frutto di emozioni, immagini del passato negativo, che come la polvere si sono depositate, prima o poi diventano sabbia, roccia e quant'altro, oppure e prima o poi esplodono, causando anche la morte, purtroppo. Va bene? Per cui se tu vuoi scioglierti o sciogliere anche la persona cara che è intollerante, che non si sopporta, che non sopporta, che perde la pazienza per nulla, che sta quasi sempre a litigare con i propri cari soprattutto, e perché nella famiglia d'origine c'era il papà o la mamma che si comportava allo stesso modo. Mi ricordo io quando ero piccolino, chi nella mia famiglia, tra mio padre e mia madre, era mio padre che se non aveva nessuno con cui litigare prima di mezzogiorno accanto, se la prendeva con il gatto, con il muro, con cose, con pensieri, eccetera eccetera. Questo era mio padre, grande papà, ma un padre irascibile, perdeva la pazienza in un nanosecondo. Dall'altra parte c'era mia madre, mezza suora mancata, molto religiosa, non bizzoca, non chiusa di mente, però noi si cresceva, eravamo cinque figli, siamo cinque figli, tra l'acqua santa, il diavolo e l'acqua santa, quindi immagino un po', ok? Quindi noi siamo chi abbiamo frequentato, possiamo essere un mix, possiamo essere uno dei due, possiamo anche, e più delle volte la famiglia poi che ci creiamo, anche se cambiano i nomi, le facce, le persone, più o meno se osservi, uno dei due rappresenta la tua famiglia d'origine, ok? Osservati, io l'ho osservato ed è così, va bene? Per cui se tu vuoi eliminare l'intolleranza, l'irascibilità, lo stress, esistono molti audio MP3 di CS, perché al momento ho sospeso le sessioni online di ipnosi di CS vera professionale con la V maiuscola, come ad esempio No Stress, Molto Controllo dei Nervi, un grande capolavoro unico al mondo, che ti scarichi da qualsiasi parte del mondo in completo anonimato da internet. E oppure abbiamo No Passato Negativo, No Ansia, No Panico, Salute d'esito, ego entusiasmo, no depressione, degli audio MP3 di CS veramente unici, che ti cambieranno e cambieranno la vita anche a chi, al tuo caro, che magari non vuole essere aiutato, non può essere aiutato. Se segui alla lettera le istruzioni molto facili, alla prova di un nonno, alla prova di un idiota, alla prova di un pigro. Non credere a nessuna parola del sottoscritto, devi soltanto credere al potere della tua mente e al fatto che il destino sta nel tuo subconsciente, tu lo puoi cambiare quanto e quando vuoi, ok? Fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, Ipnosi, Autipnosi, il dottor Claudio Saracino. Iscriviti a questo canale YouTube, Benessere, Ipnosi, Soluzioni di CS, il dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita veramente a livello radicale. E seguimi anche sugli altri social gentilmente, Instagram e Twitter, Benessere, Ipnosi, Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino. Un bacio, un abbraccio, amico mio, amica mia, e a prescindere dagli audio MP3 di CS, che io ho ceduto completamente alla mia associazione Ipnologi Associati Los Angeles Beverly Hills, perché la mia missione, la mia mission è quella di divulgare le mie esperienze dirette e indirette. Ci ho messo 10 anni per mettere questa faccia davanti a questi schermi. Puoi anche andare, se non vuoi scaricarti gli audio MP3 di CS, presso professionisti dell'ipnosi, anche se non usano il metodo DCS, l'ipnosi DCS unica al mondo, della tua zona, in qualsiasi parte del mondo in cui abiti, e iniziare. L'importante è che questo professionista abbia già affrontato casi come il tuo, per non spendere soldi ad minchia. Un bacio, un abbraccio, alla prossima, ciao.